Vi spiego brevemente come pulire le cozze a mezzo guscio oppure rimuoverle completamente dal guscio. Se avete intenzione di pulirle in un secondo momento, consiglio di avvolgerle in un canovaccio bello umido per metterle in un contenitore e riporle in frigo per un massimo di 2 giorni. Stacco le cozze una alla volta dalla rete, vanno staccate quelle che mostrano la conchiglia rotta o quelle che salgono a galla nell'acqua. Rimuovo il filamento che spunta dalle conchiglie, che trattiene ogni cozza attaccata alla rete. Una volta che tutte le cozze sono state rimosse, vanno lavate per bene in una ciotola colma di acqua fredda. Inizio la pulizia delle cozze grattando la superficie delle conchiglie con un coltello. Io preferisco la paglietta in acciaio per togliere l'impurità e le incrostazioni, poi sciacquo accuratamente sotto l'acqua corrente. E ora vi mostro come pulire una cozza a mezzo guscio. Innanzitutto prendo una cozza già lavata, quindi schiaccio leggermente il guscio per far sì che la valva si apra leggermente. Quindi, partendo dal lato che presenta la sporgenza, infilo un coltello e giro tutto intorno, facendo attenzione che la lama sia sempre rivolta verso il basso. Stacco via il mezzo guscio e sollevo leggermente la cozza. In questo modo le cozze sono pronte per essere preparate, gratinate oppure in altri mille modi. E ora vi mostro come rimuoverle completamente dal guscio. Una volta aperta a metà, con la lama del coltello stacco completamente in questo modo. Ed eccomi carissimi amici, questa è una piccola guida per pulire le cozze direttamente a casa vostra, in pochi e semplici passaggi. Spero di essere stata esaustiva. Le cozze fresche vanno conservate in frigo per un massimo di 2 giorni, non di più.